ragazzi, ed eccoci qua, ritornati. Ed oggi sì, signori, sono tornate le reaction. Perché mi avevate chiesto a gran voce di riportare questa rubrica. Ed eccovi qua, accontentati, perché oggi, come da titolo, stiamo per vedere i momenti più commoventi del calcio. Anche se ad oggi il momento per il quale mi commuoverei sarebbe quando ricomincia veramente il calcio, visto che è ricominciata solo la Bundesliga per adesso. Chissà quando ripartirà il nostro campionato come gli altri. Quindi lascia un like se anche tu stai aspettando il ritorno del calcio giocato. Quindi, detto questo, incuffiamoci ed eccoci qua e vediamo qualche momento strappalacrime. Ecco, già c'è la musichetta sotto. Guarda com'è contento questo ragazzo. Iniziamo così, ragazzi, iniziamo così. Ah, c'è Cavani che si fa male, questa me la ricordo. Questo non so se è proprio commovente, ma qua secondo me Ronaldo lo stava portando fuori, perché qua il Portogallo stava perdendo questa partita, ragazzi. Santi, sì, te voglio bene tutto quanto, ma levate. Questo è Can, ragazzi, lo riconosco. Questo è il biondino Can. Questa è vecchia sta clip, va a consolare il collega portiere. Oh, che carino. Andiamo avanti, vediamo un po'. Mazza che botta. Ah, greve. No, raga, quando svengono i giocatori è bruttissimo. Avete visto che subito gli sono andati a togliere la lingua dalla bocca, cioè a metterlo di lato, perché quando svieni rischi che letteralmente ti ingoi la lingua. Anche i tifosi avversari, guardate come applaudono. Ci sono degli eventi molto negativi nel calcio, ma altri che sono estremamente positivi, ed è per questo che non è solo un gioco. Messo Rodriguez qua quando la Colombia è stata buttata fuori dal Brasile ai mondiali del 2014. Guardate, guardate tutti i brasiliani come gli vanno intorno. Sì, sì, perché qua, ragazzi, che poi Rodriguez stava facendo un super mondiale, è normale che fosse devastato. Ecco, questo pure, questo pure è un bel momento di calcio, ragazzi. Questo è forse il motivo per il quale Ronaldo ha accettato poi alla fine di andare alla Juve. Perché guardate gli juventini qui. Vabbè, qua tutto il mondo ha applaudito, ma guardate gli juventini, che gran rispetto. E Ronaldo apprezza, e ora gioca con loro. Ok, Robby Fowler buttato giù, ma l'arbitro l'ha assegnato, ma lui dice no. Lui dice no, mi sono lasciato andare. E effettivamente ha volato abbastanza. E oh madonna, che botta che gli ha dato. Oh, guarda subito l'avversario. Guarda subito l'avversario, che bravo. Che bravo. Subito, subito a spostargli la lingua. Quelli sono professionisti e prendono botte così, e a volte restano giù. Pensa a una persona normale se prende una botta di quel tipo, che può succedere? Comunque, vediamo un po' qui. Oddio, sono gabbiani. No, no. Oh, guarda il portiere. No, povero gabbiano. Guarda, ah, sta bene. Oh, ok, ok, guarda che carino, sta bene. Oh, ero preoccupatissimo. Qua che è successo? Ah, il tifoso. Ah, il tifoso che voleva la maglia di Ronaldo. Ecco, comunque Ronaldo sotto questo punto di vista è sempre stato molto, molto, molto disponibile coi tifosi, eh. Quando c'era da stare coi tifosi lui era il primo. Ah, Neymar. Ah, il bimbo che gli va, che carino. No, guarda come piange. Dai, eccolo lì, la maglia. Bravo Neymario, bravo. Bimbo disperatissimo. Qua invece... What? Cioè, non ho capito. Aspetta, aspetta, aspetta. Guarda, no, aspetta, 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 gli fanno fa gol. No! Ma non ci credo. Credo perché lui qui, ecco, gli volesse ridare la palla e il portiere, sorpreso così, ha preso gol in quel modo. E poi gol di rimessa laterale così vale, ovviamente, con le mani si può segnare da rimessa laterale. Però, guardate, gran fair play. Il portiere è lì che dice, ma non voglio prendere gol. È tutto nelle statistiche, gli va il gol preso. Però vabbè, che devi fa. Qua, credo che sia, aspetta, se ricordo bene, è per Sala. Sì, sì, sì. Madò, che tragedia questa. Madò.
sconvolto il calcio quell'evento lì. Più che altro perché si aveva speranza, capito, di poterlo ritrovare in qualche modo. Che bello però, ragazzi, cioè, vedete queste cose? Non è solo un gioco, lo ripeto. Non finirò mai di dirlo. Qua è Pulisic. Ah, oddio, che carino. No! Lo portano via! No! No, povero bimbo, no! Bravo, sì, c'è andato! Oh, pensavo fosse questo il momento triste, invece no, Pulisic ce lo va a prendere. Guarda che carino. Ma lascialo stare! Mamma mia, lo trattenevano, un bambino, quattro persone a trattenere un bambino. Ronaldi, che gol! Raga, ma qua... io mi ricordo che piangeva, ma perché? Ah, qua mi ricordo perché piangeva. Era venuto a mancare il patrigno. Quindi gli ha dedicato questo gol in lacrime. Cioè, vedere Ronaldinho piangere sul campo soprattutto è una cosa che ti spezza il cuore. Perché, cioè, il bello di Ronaldinho è che quando giocava, cioè, rideva. Ti divertiva anche solo se passava la palla. Era questo il bello di Ronaldinho. Vederlo così. Wenger, allenatore dell'Arsenal forever lui. Qua quando... ecco, l'addio. Poche volte è successo che un mister facesse questo effetto su una tifoseria, su un club. A dispetto dei risultati, comunque, quando resti per tanto tempo su una panchina, è giusto che tu faccia quell'effetto lì. Ah, qua era quando Bartra... sì, che c'era stato quell'incidente al pullman lì del Borussia, che avevano assaltato il pullman e Bartra era rimasto ferito. Qua la squadra, vedete, gran rispetto alla tifoseria, il muro giallo, tutti. Qua invece lancione. Ehi, portiere. Cioè, stava ridando la palla lui, credo. Ok. Povero portiere. Ah, che bello. Beh, però guarda, qualcuno ci prova a corrergli dietro. Perché il portiere avversario fa così? Credo per lo stesso motivo di quell'altro portiere che non voleva concedere il gol, però dai. Oh, piccolo. Oh, guardalo che tosto. Mamma mia, che bello però. Che bello che la squadra stava lì a far fare questa cosa a questo bambino. Guardali. Il Tottenham, grandi. Qua, attenzione. Beh. Si è tuffacchiato, però guardalo che bravo. Guardali gli avversari che riconoscono il bel gesto, bello così. Ecco. Questa ci tocca da vicino. Veramente tanto da vicino. Astori. Io quando ho letto la notizia ci sono rimasto. Ho fatto... No, se sono sbagliati non è possibile. Mamma mia, sono finito i brividi. Questa pure. Buffon quando... sembrava avesse lasciato. Ma invece no. Perché è tornato. Quindi questo è un po' meno triste adesso. Che poi io avevo fatto un video su tutte le parate di Buffon quando sembrava volesse lasciare. Però poi ha deciso di continuare a giocare. E Dulcis in fondo è anche ritornato alla Juve. Ah, questa mi sa, me la ricordo, di sto bambino. Sì, che non voleva lasciare Messi, che carino. Guardalo. Sinceramente avrei fatto la stessa cosa anch'io con Messi, ragazzi. Se avessi avuto la possibilità, non invece sarei staccato di dosso. Oh. Guardalo. Toh, gli hai fatto pure il bustone. Yes, grande. Ah, che belle ste cose. Qua, what? Perché l'ha presa con le... no, gli ha dato il rigore? Si lamentano che era rimessa? Guardalo, ha sbagliato volontariamente il rigore. Che roba. Ah, oddio, qua Robben e Ribéry, che poi vanno via tutti e due quell'anno lì dal Bayern. Robben si ritira, mentre Ribéry continua, però fine di un'era, ragazzi, cioè Robéry. E poi vabbè ragazzi, cioè che cosa ve lo dico a fare? Io ero lì quando è successo. Totti che lascia il calcio, io lì ci ho pianto come un bambino. Cioè, ero a 2 metri da lui quando è successo, perché avevo preso apposta i biglietti più vicino possibile. Oddio, a ripensarci ci rischio di ripiangere. Però sto in feels completamente adesso.
Abbiamo visto immagini toccanti, abbiamo visto bei momenti di calcio. Quando il calcio dimostra il meglio di sé, penso che nessuno sport possa essere comparabile a livello di emozioni. Per questo video ci possiamo fermare qua. Lasciate un like se amate il calcio. Nei commenti, come sempre, suggeritemi una nuova top da guardare. Quindi, per oggi, come già detto, è tutto. Mi raccomando, come sempre, lasciate un like, lasciate un commento. Sodin vi saluta. Bello.